Seconda puntata del Pokémon News del mese di settembre. Mettetevi comodi perché oggi ne spariamo di veramente grosse. Prima di iniziare, come al solito, lasciatemi un bel pollice in su. Sono contentissimo perché il precedente episodio ha ricevuto tantissimi feedback positivi e quindi vedo che vi fa piacere il ritorno del Pokémon News. Sono contento perché in questa serie ci metto veramente un impegno stratosferico. Ho raccolto anche molti dei vostri pareri e alcune delle vostre domande dal precedente episodio, a cui andrò a rispondere proprio in questo sarà sì un episodio di Pokémon News, ma vi andrò a dire anche qualcosina in più che non è proprio notizie Pokémon, ma riguarda proprio una vittoria per l'Italia. Cosa significa? Iniziamo un discorso molto approfondito su quello che andrò a fare il 18 settembre, ovvero martedì, a Londra. Un discorso che mi sento veramente di fare dal profondo del cuore, perché è una conquista assurda per l'Italia, per noi e per il brand Pokémon. Infatti il 18 settembre avrò l'opportunità di andare a Londra negli studi di The Pokémon Company a provare Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Sarà un qualcosa di mai visto prima. Credo proprio che sia una demo mai rilasciata e che agli occhi degli spettatori è qualcosa di completamente sconosciuto. Sarà qualcosa di esclusivo al massimo. Credo che in Italia sarò praticamente uno dei primi tre a provare questo gioco. In realtà non so se definirla proprio demo, data la quantità di contenuti che ci sono all'interno. In queste 2 ore di tempo che mi hanno concesso quelli di The Pokémon Company, potrò registrare tanto, ma veramente tanto. 2 ore di gioco, ragazzi, ci possono dire veramente di tutto e di più su Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. E quindi, ragazzi, mi sono segnato molte delle vostre domande che mi avete fatto sul mio profilo Instagram, a cui avrò il piacere appunto di rispondere. Possiamo definirla una vera e propria conquista per la community italiana, in quanto questa è la prima volta in assoluto che ci viene concessa un'occasione del genere. Basta pensare che 2 anni fa, con Sole e Luna, o l'anno scorso con Ultrasole e Ultraluna, non mi era stata concessa minimamente un'occasione del genere. Per questa cosa devo ringraziare veramente un sacco di persone. Innanzitutto Nintendo Italia, che mi ha concesso un onore del genere di provare questi giochi in anteprima di 2 mesi, e ovviamente devo ringraziare anche voi. Tutto questo è grazie anche a voi, soprattutto a voi, che mi sostenete giorno per giorno in tutto quello che faccio, che sostenete il Pokémon News, che è la serie proprio più forte che abbiamo di Pokémon qui in Italia, dove veramente tratto di tutto e di più in questa serie. Il brand di carte, il brand stesso con gli accessori, i peluche, di tutto e di più, il videogioco. Veramente, ragazzi, io adoro questa serie. Insomma, possiamo definirla una vera e propria vittoria collettiva. Non solo di me creator, ma proprio una nostra vittoria di fan Pokémon italiani. E quindi, ragazzi, un grazie veramente e un applauso a Nintendo Italia e The Pokémon Company. Grazie veramente. Come vi dicevo, prima di iniziare il vero e proprio Pokémon News, avevo bisogno di parlarvi di questo, perché, ragazzi, è qualcosa di veramente troppo importante. Continuiamo a parlare di Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Ma sono stati rilasciati dei trailer veramente molto interessanti, appunto su questi ultimi. Giovedì sera siamo stati in live qui sul canale e abbiamo visto la Nintendo Direct. Nintendo Direct che non ci ha riservato nulla di nuovo per quanto riguarda il brand Pokémon, ma che ci ha detto veramente tanto su titoli come Animal Crossing, che l'hanno annunciato, Luigi's Mansion e così via. Se volete sapere le novità, guardatevi la live, ve la lascio qui nelle schede. Una conquista per l'Italia, perché, ragazzi, essere in più di 1000 persone qui su YouTube a 12:30 con un pubblico così giovane come il mio è tanta roba, è veramente tanta roba. Perché se lo facevo alle 4 del pomeriggio o alle 3, possibilmente c'erano anche, non so, 4000, 5000 persone, a dire poco per un Nintendo Direct. La sera ormai molti dei miei fan più sfegatati sono a letto, perché comunque sono i più piccolini. Comunque sono contento. Per quanto molti mi dicano hai un pubblico giovane, io mi sento una responsabilità addosso, ragazzi, non indifferente. Sono contento di far crescere questi ragazzi. Come ci sono quelli grandi, ci sono anche quelli piccoli, quindi veramente grazie. Il nuovo trailer che è uscito qualche giorno fa mostra delle mosse esclusive che sostituiranno le MN in Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Andiamo a vederle insieme. Abbiamo Fendente per abbattere alberelli che bloccano il passaggio. Questa sostituirà Taglio. Per la sostituzione di Surf abbiamo Scivolacqua per spostarsi sui corsi d'acqua. Un applauso a chi ha scritto questa ultima frase. Vero Michelle? Grazie a Michelle che ci mette impegno a scrivere queste cose. Solcanubi è un po' il Flying Pikachu. Se c'è il Surfing Pikachu, ragazzi, con Solcanubi potremo volare con dei palloncini in aria.
L'avevo detto, una sorta di app, no? E oltre a queste MN, tra virgolette, sono state rilasciate delle nuove mosse per Pikachu e Eevee. Le mosse sono Pika Saetta e Surf Splash per Pikachu, mentre Eevee avrà Bolla Slurp, Electro Zap, Fiamma Bam e il potere speciale Eevee Impatto. Dei nomi potevano lavorarci un po' di più, però vabbè. E come se non bastasse, il trio del Team Rocket apparirà molto più spesso all'interno del gioco. Jesse, James e Meho nella serie principale di giochi Pokémon si sono praticamente quasi mai mostrati, no? Lasciamo adesso le novità su Nintendo Switch e di Pokémon, perché ragazzi vorrei parlarvi del brand di carte. Una notizia veramente triste vi devo dare tra poco, ma veramente. Però adesso passiamo a qualcosa di più positivo. Il 19 ottobre uscirà un set che nome così lungo probabilmente non abbiamo mai visto. Trionfo dei draghi poteri supremi, e poi ci potremmo anche aggiungere Ultra, Shiny, per Mega, tutto quello che vogliamo dopo un nome simile. Il set conterrà una carta promo di Dragonite GX, questo set credo che sia il mio preferito, una carta promo di Kindra GX, la carta Jumbo di Dragonite GX, 8 bustine dell'espansione Trionfo dei draghi. Non male ragazzi, non male questa espansione che contiene praticamente tutti i draghi più fighi che conosciamo. Passiamo al brand di oggetti. Lo scorso 3 maggio The Pokémon Company aveva annunciato il rilascio del peluche di Zeraora, ma questa volta ha deciso di fare le cose in grande. Infatti sarà rilasciato in tutti i Pokémon Center giapponesi un Zeraora di dimensioni reali, quindi in scala 1-1, e guardate quanto diamine è bello. Però il problema è l'eccessivo costo, ragazzi. Infatti costa ben 463 euro. In confronto il vostro Rolex che avete sul polso non vale nulla. Per quanto riguarda Pokémon Quest, ragazzi, una notizia interessante. No, tranquilli, non vi sto per parlare della seconda generazione. Quella credo dovremmo aspettare ancora un po'. Però, dato che vado a provare Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, magari posso parlare con quelli di Pokémon Company e chiedere... Ma... che potresti dirmi, non so, qualcosina su Pokémon Quest? No, no. Però io ci proverò, sappiatelo. The Pokémon Company e Takara Tomy hanno deciso di fare una collaborazione veramente interessante. Dal 27 ottobre su Amazon Japan potrete trovare i primissimi gadget a tema Pokémon Quest. Abbiamo due peluche dedicati a Pikachu e Bulbasaur, delle figure di Pikachu, Snorlax e Magikarp insieme alle loro Pokéball. Ragazzi, veramente fighi. Ci stanno puntando tanto a Pokémon Quest, eh? E vi posso dire che con tutti gli acquisti nello shop di Pokémon Quest si sono fatti una barca di soldi, quindi se non l'aggiornano, gli voglio i miei soldi indietro, capito? The Pokémon Company. Su, dai, aggiornate Pokémon Quest perché è veramente un gioco valido. Non lo fate a morire come Pokémon Go, che adesso sta tornando di moda dopo 2 anni, ok? Su, parliamo appunto di Pokémon Go. Da pochi giorni sono apparsi nei server di Pokémon Go Grimer e Geodude Shiny. Li avete presi? No, non chiedetelo a me, tanto ragazzi lo sapete che la mia fortuna con gli Shiny è... no, ok? È più facile vincere al Super Enalotto, per me. Fidatevi. E se schiudete le uova da 7 km, potete trovare dei Pokémon regionali interessanti, tra cui il Farfetch, il Kangaskhan, il Mr. Mime e il Tauros, tutti i Pokémon che non hanno una evoluzione. Catturateli tutti. Ma Federic, Kangaskhan c'è la mega evoluzione, ok? Ho capito. Parliamo di prima generazione, allora. Questi saranno disponibili fino al 30 settembre, quindi... Su, uscite! Che state facendo? Andate a far schiudere le uova da 7 km. Ovviamente se ancora non li avete, eh. Le notizie belle arrivano sempre verso la fine. Beh, quelle più interessanti, più che belle, perché questa in sé è una notizia parecchio brutta. E arriva per tutti gli appassionati del brand di carte Pokémon, che vivono specialmente fuori dagli Stati Uniti, quindi qui in Europa. Beh, preparate le valigie! Prendete un biglietto per gli Stati Uniti, perché se già spendete 1000 euro di carte Pokémon qui in Italia, a breve potrete pagarle il 10% in più. Infatti, in un recente comunicato stampa si è dichiarato che tutte le carte Pokémon subiranno un aumento di prezzo. Il perché di tale decisione arriva grazie al recente aumento delle tasse di esportazione delle merci riguardanti i giochi di carte che vengono prodotte negli USA. Tale provvedimento deciso dal governo Trump riguarda anche il gioco di carte Pokémon, che vengono interamente prodotte proprio dallo stato a stelle strisce. L'aumento, ancora non definito, non dovrebbe comunque superare il 10%.
10% del prezzo attuale. Insomma, una notizia a dir poco gradita. Perché ragazzi, già costano tanto, a volte trovo pacchetti che addirittura stanno sui 5 euro l'uno, capite, se comprate 5 pacchetti sono 25 euro. Incomincia a essere una spesa impegnativa se aumentiamo anche del 10% in più. E poi non pensate che soltanto perché io collaboro con The Pokémon Company devo dire tutte cose buone sul brand, assolutamente no, voi lo sapete che io parlo e dico quel che penso, e se dico che questo aumento non ci voleva, non ci voleva, voglio dire, ve lo devo dire per forza. Vi terrò aggiornati su questa notizia, perché in rete, su tutti i forum, su tutti i siti, ne hanno parlato tantissimo. Ho chiesto direttamente all'interessata dei Pokémon Company, mi ha detto però di non allarmarvi troppo su questa cosa, perché non è detto che sarà così. Questo è quello che mi hanno detto. Poi ragazzi, io vi leggo le notizie, Comunque, allenatori, il Pokémon News non finisce qui, perché vado a leggere alcuni dei commenti più fighi che mi avete lasciato sotto il precedente video. E prima di fare questo, sapevate che su Amazon potete preordinare la Nintendo Switch con Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu incluso? È bellissima ragazzi, è spettacolare. Probabilmente non la prenderò perché già posseggo una Nintendo Switch. Però se siete dei collezionisti e avete una barca di soldi, che aspettate? Correte. Vado a leggere alcune delle cose che mi avete scritto nel precedente episodio. Non sono tutte domande ovviamente. E questa per esempio me l'avete scritta in tantissimi. Ma è una casualità che è uscita la pubblicità di Let's Go Pikachu Eevee mentre guardo questo video? Ma è naturale ragazzi che The Pokémon Company metta la propria pubblicità qui su YouTube sui canali interessati. Quindi io posso essere solo onorato di avere la pubblicità di Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu prima del mio video. Ma non è che ho detto loro sì, potete metterla sul mio canale. Loro decidono dove metterla, ragazzi. Gli inserzionisti. E questa cosa me l'avete scritta tutti. E non sapete quanto mi fa piacere. Ma veramente tanto. Se no, dovevamo avere la pubblicità quella. Ciao gamer! L'avrete vista tutti quella pubblicità. Ci ho fatto un culo così per tutta l'estate. Meglio Pokémon, no? Prossimo commento. Fede, quando farai il video in cui racconterai cosa è successo agli starter? Matteo, molto presto, molto presto, dato che anche questa domanda me l'avete fatta in tantissimi, sto cercando di organizzare questo video al meglio così da darvi una risposta definitiva e probabilmente non lo farò da solo, ma sapete benissimo con chi lo farò, così che non me lo chiedete più. Arriverà presto ragazzi, non vi posso dare una data. Ultimo commento, Jose Lilus Ita. Ciao Fede, grande, ma che squadra vorresti su Let's Go? Io non ho il Nintendo Switch, ma la mia squadra di canto sarebbe Pikachu, Charizard, Pidgeot, Dragonite, Marowak e Arcanine. Ciao Fede. Molto probabilmente in questi giochi si dovrà giocare o Eevee o Pikachu, per forza. Allora, devo dire la verità, Charizard ci deve essere per forza nel mio team di canto, Dragonite ci deve essere per forza, e io metterei anche Pidgeot perché mi fa impazzire. Però in questo caso avrei tre tipi volante ed è totalmente inutile questa cosa. Quindi dai, leverò Pidgeot per questa volta. Se prenderò Let's Go Pikachu, lascerò appunto quest'ultimo, così da avere un tipo elettro, un fuoco volante, un drago volante. E poi ragazzi, gli altri sono una scelta parecchio difficile. Non lo so, non lo so ancora, perché me la sto studiando bene la mia squadra. Arcanine è un ottimo Pokémon, ma avendo già Charizard capite che non è la scelta più giusta. Mi piacerebbe molto Gyarados. In questo caso avrei un ennesimo tipo volante, ma... oh, ragazzi, è figo, lo voglio. Oppure sostituisco Charizard e metto un tipo fuoco, come potrebbe essere magari un Ninetales o un Arcanine. Mi piacerebbe avere anche qualche Pokémon di tipo psico. In questo caso, ragazzi, metterei sicuramente Alakazam. Per un tipo erba veleno potrei scegliere un Vileplume, che mi piace molto, di prima generazione. Ce ne sono tanti, ragazzi. Probabilmente la vedrete nel mio gameplay che farò sul canale. Anche perché, ragazzi, molti di voi non hanno la Nintendo Switch, quindi se volete seguire la serie, siete benvenuti sul mio canale YouTube. Da Fede è veramente tutto, grazie per aver seguito tutto il Pokémon News, siete i migliori allenatori del mondo, ci vediamo prossima settimana con un'altra edizione, e nulla, hashtag fino alla fine e all'arrivo di Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, anche perché nel periodo in cui usciranno questi ultimi, il Pokémon News si stopperà, perché ragazzi lancerò tutta la guida in meno di 20 giorni, farò una rushata enorme, e poi con quel gioco ho anche dei progetti molto interessanti, qualche challenge nuova, sostituiamo queste randomizer e inventiamoci qualcosa di nuovo. Ciao allenatori! Ah, e comunque una figata la mia nuova maglietta bianca, una qualità assurda comunque.